Milaos, come vanno gli affari con le limonate? Un gran successone, Barty. Io non la volevo nemmeno, l'ho comprata per pietà. Abbiamo spremucchiato la nostra intera provvista all'albero dei limoni. L'albero dai limoni d'oro. Sai, Milhouse, stavo pensando, questa città non è poi tanto male. Buoni amici, un sacco di limoni, numerose apparizioni di angeli. Insomma, Springfield è un posto mega galattico dove vivere. Springfield è spazzatura. Smettila di parlare male della mia città, amico. Prova a farmelo fare. Io non faccio spazzatura, io la brucio. Allora questo fa di te uno spazzaturaio. Beh, so che tu lo sei, ma io cosa sono? Uno spazzaturaio. Beh, so che tu lo sei, ma io cosa sono? Uno spazzaturaio. So che tu lo sei, ma io cosa sono? Uno spazzaturaio. E tu ciucciati il calzino. Scacco matto. Ehi, amico, smettila di portare il tuo zaino su una sola spalla. Quello l'abbiamo inventato noi, copione. Voi avete copiato noi. Oltrepassa questa linea e poi prova a dirlo. Ti metterò in ginocchio. A Nintendo. Ho appena gettato un sasso sulla vostra fetida città. Questo è un sasso schifoso, appartiene a una città schifosa. Guardate che schiappetta smidollata. Sei stupido, stupida schiappa smidollata. Coraggio, andiamocene da qui. Si stanno prendendo i nostri limoni. Non possiamo rinunciare neanche ad uno. Mi hai appena schizzato dell'acido citrico nell'occhio. Questa me la pagherai cara, Springfield. Ci sono cose che non cambiano mai. Ehi, ragazzi, sta parlando un vecchio! Nonno è il nome. Sapevate che quest'albero risale ai gloriosi tempi della frontiera? Silenzio! Tutto ebbe inizio quando Jebediah Springfield mise piede su queste lande col suo partner Shelbyville Manhattan. Gente, la nostra ricerca è finita. Qui costruiremo una nuova città dove potremo pregare, governare con giustizia e coltivare vasti campi di canapa per fare corde e coperte. Sì, e sposare le nostre cugine. Io ero... Ma che stai dicendo, Shelbyville? Perché dovremmo sposare le nostre cugine? Perché sono tanto attraenti. Pensavo che fosse questo lo scopo del nostro viaggio. Assolutamente no! Senti, io non vivrò in una città che toglie agli uomini il diritto di sposare le proprie cugine. Beh, allora noi fonderemo una città tutta nostra. Chi verrà a vivere una vita dedicata alla castità, all'astinenza e ad una pappa insipida che io chiamo Poltiglione? La città di Springfield nacque quel giorno e per contrassegnare quel dolce momento il nostro popolo piantò quest'albero di limone, essendo il limone il più dolce frutto disponibile a quel tempo. Quei ragazzini di Shelbyville si credono dei Superman, ma non lo sono. Questa volta, Bart, sono veramente d'accordo con te. Ragazzi, vi prego, se non conoscete i numeri romani non saprete mai quando certi film sono stati realizzati. Forza, venite, gente, è successa una cosa, non c'è tempo per spiegare. No, ragazzi, no, l'istruzione è importante, vi prego. I numeri romani, eccetera, eccetera. Pazienza, ci ho provato. Sei sicuro che non faresti prima a dirci cosa è successo? No, ho detto che non c'è tempo per spiegare, l'ho detto e lo confermo! L'albero dei limoni è sparito! Pare che le tracce conducano a Shelbyville! Oh, guardate, un indizio, l'incarto di una caramella! Oh, quelli di Shelbyville stanno sempre a mangiare caramelle, sono golosissimi di dolci! Dobbiamo riprenderci il nostro albero! Andare noi a Shelbyville, ma non ne usciremo mai vivi! Quell'albero di limoni fa parte della nostra città ed è la spina dorsale della nostra economia. Ce lo riprenderemo oppure ostruiremo i loro fiumi coi nostri morti. Dove stai andando, Bart? Mamma, quello che hai detto l'altro giorno mi ha profondamente toccato. E ora, finalmente, darò una bella lezione a qualche ragazzino. Mi auguro che tu lo faccia alla lettera. Morte a Shelbyville! Già, ora Bart è un tutore. Tutora, figlio! Tutora!